Ma la manifestazione di oggi è una manifestazione importante, finalmente i cittadini scendono in piazza per rivendicare un loro diritto, il diritto a curarsi in questo territorio, una manifestazione che è partita dal basso, alla quale abbiamo tutti quanti aderito con estremo interesse perché credo sia importante. La situazione dell'ospedale è nota, è dal 30 di settembre che le sale del bagno sono chiuse. E abbiamo presentato in Consiglio Comunale una mozione a ottobre proprio per rivendicare questo fatto, per segnalare questo fatto, e solo ieri, finalmente, proprio spinti anche da questa manifestazione, la mozione è stata approvata all'unanimità, quindi anche la maggioranza ha votato la nostra mozione. Questo è importante. Il problema comunque si è trascurato per troppo tempo e ora che chi ha potere di decidere se ne faccia carico, quindi l'assessore alla sanità della Lega, l'assessore Nieddu, e per parte della città di Alghero il sindaco. Guardate, ho visto che poc'anzi avete intervistato il Presidente del Consiglio regionale, che è anche lui dello stesso partito, l'assessore regionale alla sanità, quindi della Lega Nord. Io credo che sia importante che il nostro Presidente del Consiglio regionale, rappresentante della nostra regione, la prima volta che abbiamo un algherese alla presidenza del Consiglio, si interessi a questo problema dell'ospedale. Io vorrei ricordare che il 31 di ottobre, quindi da un bel po' di tempo, ha promesso che il problema era risolto. È uscito con un comunicato dicendo che c'erano gli anestesisti e che era tutto a posto. Ecco, io mi auguro che dalle promesse si incominci a passare ai fatti, perché per noi è importante che il cittadino algherese si possa curare in Alghero, sia al civile, sia al marino. Questo non ci interessa, non entriamo nei tecnicismi, ma non vogliamo che si continuino a fare i giri tra Ozieri e Sassari per i cittadini di Alghero e del territorio di Alghero.